Posticipo del giovedì venerdì, affronta Barcellona contro Bambu Bucarest, risultato di 4-3 per il Bambu Bucarest, che deve riprendersi dalla serie di risultati un po' negativo le ultime partite. Parte Miscino, la mette dentro, fa ripartire il portiere subito ai suoi, e avanti tiro, e l'attaccante del Bambu che sarà persi dalla rete, ma bravo Lombardi, a parare a tu per tu con il portiere. Barcellona anche che deve cercare il successo assolutamente in questo girone. Barcellona che non è più il Barcellona dell'anno scorso, è un po' decaduto, diciamo. Vediamo, si riprende ora Sabini, che chiama il calcio di punizione a favore del Barcellona. Ora parte Pistone che salta Sabini, e poi l'arbitro fischia il calcio di punizione a favore del Barcellona. Pistone, c'è anche l'assenza dell'altro Miscino. Calcio di punizione giusto avanti alla linea del centrocampo, si può calciare in porta. L'arbitro non alza il braccio, quindi è diretta, si parte il tiro, ma ribattuto sul corpo di Sabini, e si ripartirà ora con un fallo laterale. Portiamo al direttore di gara Pago d'Amore. Fallo laterale, ora palla per Pistone che cerca di mettere un cross al centro, si procura ancora un fallo laterale. E poi cross al centro ancora, a cercare Miscino, palla che rimane nell'area di rigore, però Sabini a stoppare il pallone, non riesce a saltare ieri, e poi la palla dentro, però suggerimento sbagliato. Poi palla ancora per Pistone, che va lungo l'out di sinistra, prova ad andarsene, ma bravo Rava a recuperare il pallone, ne salta uno, ne salta due, e poi cerca un rimbalzo fortuito, la mette dentro, ma nulla ancora di fatto. Ancora ieri parte, sbaglia per lo stop, Rava ne sta approfittando, poi Pistone, palleggio, cerca di dare la palla dentro. Ancora Bambu Bucarest in avanti, tocchettino del difensore del Barcellona, c'è calcio di punizione per il Bambu Bucarest. Avanti alla palla. Parte ora il calcio di punizione, tiro ribattuto alla barriera. Si può ripartire con il fallo laterale battuto da Rava. Palla ancora in avanti per il Bambu Bucarest, che con il nuovo acquisto poi Lombardi gira il pallone sulla destra, lancia in profondità per Miscino che cercava l'appoggio sul Pistone, ma bravo Rava a intercettare il pallone. Si riparte ancora con un fallo laterale per il Barcellona, poi ci prova il difensore del Barcellona, poi ieri ancora scambia il pallone sulla destra, la mette dentro ancora per Pistone che sta giocando troppo largo, però a mio avviso, poi ancora ieri contatto. C'è Rava a battere il fallo laterale, la mette dentro, poi bravo Miscino a recuperare il pallone, Miscino ancora centrocampo, cerca Pistone che spalla la porta, prova il tiro, deviato però, quindi calcio d'angolo. Ancora sbaglia il passaggio però il difensore del Barcellona, poi Miscino cerca un sombrero e poi va a chiudere Rava che si procura il fondo e può partire tranquillamente il portiere del Bambu Bucarest a lanciare la palla lunghissima, però viene intercettato dal difensore del Barcellona, però palla ancora tra i piedi dei giocatori del Bambu Bucarest che in avanti cerca il dribbling, ancora lungo l'out di sinistra, poi Lombardi ancora sulla destra. Parte con le Barcellona che cercava del pareggio, poi Miscino di girata bellissima, la scena di Miscino, parata dal portiere però centrale, e poi contropiede Bambu Bucarest, anche se solo in avanti, appoggio su Rava che riesce a tenere il pallone in campo, però poi si procura il fallo laterale.
Parte Rava. L'occhio destra, quella Babu Bucarest, Sabini si accentra, Veronica tiro, ma bravo Lombardi qua a parare il pallone, ancora Sabini che sbaglia sotto misura. Rava, poggia il pallone sull'attaccante che molto bravo il nuovo acquisto del Babu Bucarest, gira il pallone ora sul lungo lato di destra, Lombardi esce come può e respinge il giocatore del Barcellona, contropiede un po' lento, però è macchinoso il contropiede del Barcellona con Pistone che ci prova ad affondare, ma nulla di fatto. Ricordiamo il punteggio parziale 4-3 per i Bambugues. Vediamo l'ultima azione prima di lasciarvi in diretta la Manasca, parte vicino, tiro però ribattuto sul calcio d'angolo e quindi possiamo chiudere qui sul solo di 4-3. Barcellona che deve assolutamente cercare di riprendere la corsa verso la parte alta della classifica. Se vediamo, scusate, l'ultimo calcio d'angolo prima di lasciarvi, potrebbe nascere il gol qui, bravo il portiere, poi si spinge avanti e quindi possiamo lasciarci.